Vediamo, passiamo. Ecco, la democrazia in affanno, quindi anche la riflessione dell'intolleranza come potere sicuramente è volume di Caligiuri. È un volume interessante che ci parla di questi temi, della crisi degli Stati Uniti, richiamo al Haig, Billy Elegy di James David Vance del 2016 e all'American Elegy di film di Ron Howard. Qui vedete i dati. Chi pensa che la democrazia degli Stati Uniti era un buon esempio, ma ora non lo è più. Vedete, negli Stati Uniti il 72% su 32 paesi il 40%. Vedete quindi come cresce l'aspetto della democrazia in affanno e come questi siano dati misurabili per certi versi, quindi non come una valutazione critica diciamo di populisti e così via. Attenzione, qui c'è a volte il liberalismo estremo, i liberalisti estremi che escono dalla vittoria sul mondo socialista, non vogliono ammettere di avere un nemico o diciamo sono devastanti nei confronti di ogni possibile critica. Attenzione, tenete presente che dietro il populismo, dietro il comunitarismo, che non è il comunismo, cioè la valutazione delle identità collettive, della formazione di identità collettive che rappresentano il vivere comune al di là, dell'individualismo liberista. E delle crisi anche economiche che si stanno verificando, crisi di società, eccetera, eccetera. Quindi vedete come questi sono dati reali, quindi ecco, quindi la critica, diciamo, alle democrazie è legittima, ma è legittima anche perché, quantomeno, è legittimo avere la posizione di Churchill, cioè una posizione, sulla democrazia, che è il peggior sistema, eccetto tutti gli altri. Ecco qui, eccetto tutti gli altri, vediamo per esempio i problemi in vista per Xi. Qui ci sono le percentuali di crescita del PIL cinese dal 1990, le previsioni del fino, vedete quindi il calo, e poi dopo questa linea tratteggiata invece le previsioni del Fondo Monetario Internazionale, quindi con la fine dell'avanzata cinese, della grande galoppata, o comunque il rallentamento della grande galoppata cinese. Su questo vi rinvio alla intervista che abbiamo fatto, è reperibile sul canale del 13 TV oppure sul canale di Storia Gicevolin YouTube. Ricercando su un qualsiasi motore di ricerca, Gicevolin YouTube, vi viene fuori il canale di Istoria e trovate l'intervista della professoressa Maria Vittorina Cevolin al professor Maurizio Scarpari di qualche settimana fa. E quindi ecco che quindi anche gli sfidanti alle democrazie, Xi per esempio, non sono pimpanti al 100%. Ecco qui, tra l'altro, si dimostrano per certi versi non necessariamente neutri nei confronti, per esempio, della crisi Ucraina-Russia. Qui vediamo le esportazioni cinesi fino al marzo del 2024 verso la Russia, quindi con semiconduttori e componenti, macchine per l'elaborazione, eccetera, eccetera. Vedete quindi come la Cina sostenga la Russia in questi tempi di guerra con l'Ucraina. Qui vediamo la NATO, quindi vediamo la nostra situazione nella quale siamo comunque dalla parte di un Occidente schierato militarmente, con un'alleanza militare che, vorrebbe per certi versi prendere le decisioni anche sul versante della difesa del mondo e del continente europeo, e questo vedete anche per mettere al riparo dalla situazione di una possibile vittoria di Trump. Trump ha detto già che farà la pace
la pace in Ucraina e la pace anche in Medio Oriente. La pace in Ucraina, pensiamo probabilmente a una posizione più accondiscendente verso Trump, la pace in Medio Oriente, continuare gli accordi di Abramo e quindi cercare di portare dalla parte di Israele gli stati ambigui, che sono rimasti un po' ambigui in questo periodo, e quindi penso per esempio all'Arabia Saudita, agli Emirati Arabi, gli Emirati Arabi Uniti, eccetera, eccetera. Qui vedete il conflitto comunque che crea in Israele più bombe di quelle nella seconda guerra mondiale. Gaza sempre aiuti, quindi la situazione umanitaria, la crisi anche dei politici israeliani con diminuzione della coalizione di governo per certi versi. L'attacco agli Houthi, c'è stato anche un attacco di un drone venerdì 19 di luglio a Tel Aviv, vicino all'ambasciata americana, proveniente, un drone proveniente dagli Houthi. Vedete la crescita degli attacchi dagli Houthi. I bilanci in Europa, ecco qui la situazione dei paesi in crisi, Francia e Italia. Attenzione, abbiamo parlato nella trasmissione della rielezione della von der Leyen. Attenzione a questi paesi, ovviamente c'è il tema della Ungheria. Pensiamo all'Ungheria con la Commissione europea che nel semestre di presidenza dell'Ungheria ha criticato le iniziative della presidenza europea dell'Ungheria nel mondo e non partecipa in Ungheria alle riunioni europee, cioè la Commissione non partecipa, si è sfilata dalle riunioni che normalmente in un semestre di presidenza si svolgono per i diversi argomenti e temi dei quali è come dire, alla decisione la Commissione, si sviluppano dei dibattiti tra i paesi, tra gli stati membri, settore per settore, nel paese di presidenza dell'Unione Europea. Ecco, la Commissione si è sfilata, la Commissione si è sfilata. Ecco, attenzione, Julian Assange libero. Un aspetto del suo patteggiamento con il braccio di ferro con la giustizia degli Stati Uniti, l'attentato in Dagestan. E qui vediamo a un altro paese oligarchia, il crollo dell'affluenza alle presidenziali. Vediamo anche qui la diminuzione della partecipazione elettorale alle presidenziali. Vediamo i risultati alle elezioni presidenziali con una dimensione regionale e anche qui vediamo la corsa al nucleare di Teheran, le sanzioni all'economia, vediamo il PIL dell'Iran che per certi versi non ha grandi effetti sul versante delle sanzioni. Le sanzioni dell'Iran da Trump a Biden, vediamo come ci siano state molte sanzioni. Ma terminiamo qui, vediamo di terminare la condivisione dello schermo e darvi appuntamento alla prossima domenica con gli argomenti che non siamo stati riusciti a trattare questa domenica.